Siamo al termine del convegno di Phonak Academy con Gianluca Terragni, responsabile per l'Italia di Advanced Bionics, che insieme a Phonak ha promosso questo convegno. Dottor Terragni, quali sono gli aspetti che riguardano più propriamente gli impianti cocleari che sono stati discussi anche dal punto di vista delle sessioni scientifiche? Ma guarda, innanzitutto devo dire che sono molto contento di questa 2 giorni passata insieme a tanti professionisti di grandissimo spessore nazionale e internazionale, e devo dire che si è spaziato dalla scienza di base per passare ad argomenti con un elevatissimo contenuto tecnologico, sia nel mondo delle protesi acustiche che nel mondo dell'impianto cocleare. Per quanto riguarda noi, questa è stata un'occasione per poter incominciare a parlare della soluzione bimodale. Soluzione bimodale vuol dire non vuol dire solo avere un impianto e una protesi dall'altra parte, ma avere un sistema che veramente è integrato. Con oggi, con il nostro nuovo sistema, diciamo, incominciamo a cambiare un mondo e il modo di approccio all'udito bimodale. Quindi noi lanciamo questa protesi Naida Link, che è una protesi Phonak, distribuita dalla Phonak, ma è l'unica protesi che riesce a lavorare in maniera integrata con il nostro sistema. Quindi vuol dire che tutta la parte di front-end è perfettamente allineata, un allineamento per quanto riguarda il dominio delle frequenze, un allineamento nelle dinamiche e in tutti quelli che sono gli algoritmi di compressione. Dopodiché, qualche cosa che non è di secondo piano ma è molto importante, la possibilità di far comunicare i due sistemi, quindi sfruttare una caratteristica delle protesi della Phonak, che è la Binaural Voice Stream Technology, che verrà applicata anche non solo tra due protesi ma anche tra un processore, quindi un impianto cocleare e una protesi, potendo avere accesso a tantissimi algoritmi che possono portare benefici in diversi ambienti, nel rumore frontale, nel rumore diciamo laterale, quindi riuscire veramente ad andare incontro con quella che è un po' la missione del gruppo Sonova, che è quello veramente di permettere a tutti di godere appieno delle delizie del mondo dei suoni. Quindi sicuramente questo è stato il primo momento importante, devo dire molto ben atteso, e questo mi fa piacere. Le persone con cui ho parlato, molti portano a casa un sacco di messaggi positivi, tanta informazione, e quindi devo dire che sono molto contento. Forse è presto per parlarne, siccome il prodotto è stato appena lanciato sul mercato, però avete già in qualche misura risultati su come può essere accolta dalla comunità scientifica e clinica questa novità? Nel senso, ci sono a suo parere delle indicazioni eventualmente anche per un'estensione del bimodale ad altri pazienti rispetto a quello che succede attualmente? Ma guarda, è stata proprio l'occasione questa per portare dei risultati in parte preliminari, quelli portati dal dottor Kuda qua in Italia, ma nel resto d'Europa sono stati portati comunque esperienze da Nijmegen in Olanda, appunto la Germania, e in Francia ci sono altri studi, quindi sicuramente l'evidenza scientifica incomincia a prendere piede. Diciamo, il messaggio è proprio quello di, sicuramente, se ho la possibilità di sfruttare entrambe le orecchie, adesso la tecnologia mette a disposizione del clinico una serie di strumenti, al clinico l'onore e l'onere di scegliere quello che più si adatta alle esigenze di ciascun individuo. Però con oggi veramente abbiamo incominciato ad aprire un nuovo orizzonte, a guardare in maniera diversa, e secondo me è veramente un momento di cambiamento epocale, in cui l'audioprotesista, che generalmente trattava le protesi acustiche, nei centri di impianti generalmente vengono trattati gli impianti, e ciascuno guardava i propri sistemi. Da oggi si guarda all'udito bimodale come un sistema integrato, e l'audioprotesista, il centro, deve comunque guardare alla regolazione, all'adattamento del sistema bimodale. E sono un attimino
diciamo, ancora di più coinvolti l'uno con l'altro a dare il massimo per l'utilizzatore finale. Questo è veramente il primo di una serie di innovazioni che verranno nei prossimi anni e che veramente daranno all'utente finale, che poi l'obiettivo di tutti, la possibilità di accedere a diversi ambienti, a poter godere della musica sempre di più, perché è un aspetto estremamente importante, ma poter accedere anche agli ambienti sempre più impegnativi. E quindi a tutti noi che lavoriamo per loro ci darà un sacco di soddisfazione. Dal punto di vista, solo un'ultima battuta, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico del mercato, quali saranno a suo parere le prossime frontiere e a cosa sta lavorando? Se si può già sapere, insomma, Advanced Bionics per l'Italia, ma non solo. Sicuramente è quello di avere sistemi che si integrano sempre di più. AB è entrata nel gruppo Sonova circa 6 anni fa e tendenzialmente è stato un cambiamento epocale nell'industria. E adesso si incominciano a intravedere i primi risultati tangibili, non più un qualche cosa che potenzialmente può dare un risultato, ma i primi risultati. Quindi la direzione è questa, quella di mettere sempre di più insieme le due piattaforme, la piattaforma puramente protesica e la piattaforma implantologica, per poter sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità di ciascun individuo. Sempre di più si va nella direzione di un po' cucire addosso a ciascun individuo la soluzione ottimale per lui, e questo coinvolge ovviamente tutti quanti i professionisti che gravitano attorno all'utente finale. Grazie dottor Terragni, buon lavoro. Grazie a voi.